di Silvio Schembri e poi con Maurizio Landini e Andrea Scanzi. Quindi via servizio. Una nuova carta costituzionale per combattere il terrorismo, parola di Maria Elena Boschi. Nel bel mezzo del caos europeo, tra colpi di Stato e attacchi terroristici, in Italia tiene banco il referendum costituzionale, quella che sembra una vera e propria gara a chi pronuncia lo spot più convincente per far apparire la riforma sempre più miracolosa. E il ministro Boschi, al momento, sembra detenere il premio assoluto con una frase pronunciata in Molise che tanto sta facendo discutere: votate sì per un'Italia sicura. Io sono impressionato da una campagna quasi intimidatoria. Gli imprenditori ci dicono: se vince il no, crollerà l'economia. I banchieri ci dicono: se vince il no, è minacciato il rispetto. Tutte cose che non sono vere. Addirittura la simpaticissima ministro Boschi ha detto che se passa la riforma costituzionale si potrà combattere meglio il terrorismo. Cioè, noi siamo arrivati al punto che se uno non gli piace questo pastrocchio lo accuseranno di essere complice dell'ISIS. Allora io dico: lasciateci votare in libertà. Io non so se il ministro Boschi ha detto questo, so che è pessima, che mente costantemente, come ha mentito anche sui risparmiatori truffati di Banca Etruria. Ha sentito che bisogna votare sì alla riforma costituzionale, altrimenti abbiamo problemi col terrorismo poi. Ora, mi sembra una cosa eccessiva questa qui, no? Ma ha detto il ministro Boschi però. Ho capito, ma insomma io penso che sia giusto esaminare il contenuto di quello che è la riforma proposta. Quindi con la Costituzione che abbiamo oggi siamo a rischio praticamente, no? Secondo il Fondo Monetario Internazionale, secondo la Boschi, secondo Confindustria siamo tutti a rischio. La verità è che questo paese con questa Costituzione è diventata la settima potenza al mondo. Perché chiede agli altri? Può chiedere a me? Non è che deve chiedere ai colleghi. Siamo di La Sette, la gabbia. Sì, vabbè, la gabbia, sì. Che c'è? A me la voglio chiedere, ma la Carta Costituzionale fino ad ora non ha aiutato la lotta al terrorismo? Allora, questo è il paese che ha fatto di più contro la lotta al terrorismo di tutti. Allora perché si dice che bisogna cambiare la Carta Costituzionale per avere una va bene, grazie, migliore lotta? Guarda. Ma l'ha detto il ministro Boschi, onorevole, perché? Mi scusi, non è che me lo sto inventando io, Ma come non essere? Ma l'ha detto il vostro ministro, l'ha detto il ministro Boschi. Votando sì, piove oro, incomincerai, si vota no, arrivano le locuste, finisce il mondo, è così. Buongiorno, ma siamo tutti d'accordo sul fatto di votare sì per stare più tranquilli contro il terrorismo al referendum? È che nessuno mi risponde, scusate, non è che ha detto il ministro Boschi, Ma non è che stanno forse un po' esagerando con gli slogan strumentali, perché dire votare sì ognuno, per dire no al terrorismo forse ognuno, un po' no? Ognuno fa campagna per il sì come ritiene. Ah, dice quindi tanto... Ognuno fa campagna per il sì come ritiene. Io voto sì nonostante sia convinto che bisogni modificare la legge elettorale. Quindi lei è d'accordo con il ministro Boschi? Questa legge elettorale... No, non sono d'accordo su queste affermazioni qualora le avesse fatte. Non c'è nessun grande paese europeo che ha il bicameralismo perfetto. E non è che si sta esagerando con gli slogan un po' strumentali, quello no? Sempre da un lato e dall'altro. Non è vero che aboliscono il Senato, aboliscono la sovranità popolare, cioè non ci permettono più di votare a noi e daranno magari l'immunità parlamentare a qualche consigliere regionale magari in odore di corruzione. È un modo per salvaguardare sempre lo status quo. È vero che se votiamo sì alla riforma costituzionale siamo più sereni contro il terrorismo, ha detto il ministro Boschi. Non è che poi ci troviamo i terroristi a casa, no? Ma cosa c'entra questa roba di terrorismo? Non so, ha detto il ministro Boschi, per questo stiamo cercando di capire. Ma questa è un'Italia dove, come si può dire, i dilettanti allo sbaraglio stanno occupando i posti della politica, è giusto che sia così? Renzi dice che sarà un paradiso terrestre questa riforma costituzionale. Guardate, io devo andare in commissione che abbiamo mandato... Ma che ne pensa lei? Premierato assoluto, ahimè, delle poltrone. C'è un premier che deciderà i giudici delle corte costituzionali, il presidente del Senato, il presidente della Camera, diranno di tutto. A un certo punto ci diranno anche che votando no lo spread va a 40.000, le abbiamo già sentite queste cose, no? Buonasera al segretario della FIOM, Maurizio Landini. Buonasera, buonasera Andrea Scanzi. Che sta conducendo sulla 7
Una bella trasmissione di racconto calcistico, football, il martedì sera alle 23. Grazie. E 10. Allora, Andrea, cos'è, un toccasana o un referendum quello che andremo a votare? Ma sai, io mi sono chiesto in questi anni se ci sarebbe mai stato il momento in cui avremmo avvertito il bisogno e il desiderio di rivalutare Massimo D'Alema. Un uomo che negli ultimi 10-15 anni ha, non dico devastato, ma sistematicamente colpito dall'interno la storia della sinistra, la bicamerale, tanti altri disastri del presunto genio D'Alema. Ecco, io quando lunedì sera l'ho sentito in onda, non solo non sono riuscito a dargli torto, ma ho trovato le sue parole, persino divertenti, che è rarissimo per D'Alema, ma soprattutto inattaccabili. Siamo di fronte a una classe dirigente, e faccio fatica sia a definirla classe che ancor più dirigente, fatta da personaggi impreparati, arroganti, supponenti, ignoranti e pericolosissimi, perché non sanno di essere pericolosi. No, vorrei dire una cosa, Andrea, perché qualcuno a casa può domandarsi, ma non c'è nessuno del PD o del governo? Noi volentieri ospiteremmo i rappresentanti del governo, del Partito Democratico, della corrente renziana, se soltanto accettassero gli inviti. Allora, referendum, Renzi dice che bisogna votare sì per rilanciare economia e lavoro. Ha ragione, sì o no? Hashtag la gabbia open. Sapete che abbiamo visto? L'articolo 11, ne abbiamo parlato con Gino Strada perché ripudia la guerra, ma si è visto? È l'articolo 1, quel lavoro che viene giustamente così imbullonato nell'articolo 1 viene, ahimè, calpestato. Ma certo, diritto. Qui ci sono secondo me due componenti che vanno sottolineate. La prima è il livello bassissimo del marketing e della campagna di disinformazione che stanno facendo i renziani. La Moretti va in televisione a dire votate sì e abbatteremo la povertà. Renzi dice votate sì e abbatteremo la disoccupazione. La Boschi in questo delirio mistico ha detto votate sì e combatteremo il terrorismo, che è proprio legato, cioè tu fingi di abolire il Senato e automaticamente l'ISIS, se lo scopre, non viene più da noi. È proprio lineare, è sempre molto lineare. Eziologico, proprio, c'è un nesso eziologico. È proprio strepitoso. Poi c'è l'altra componente che non solo la stanno riscrivendo senza che nessuno gliel'abbia chiesto, perché lo fanno con un Parlamento peraltro fatto da nominati, ritenuto illegittimo, non si è capito bene chi ha eletto Renzi, non si è capito bene chi gli abbia chiesto di rifare la Costituzione, ma è scritta male questa riforma. Ora, è ovvio che se tu lo chiedi alla Boschi e a Verdini non può che essere scritta malissimo, ma per esempio basta pensare all'articolo 70. L'articolo 70 è lineare allo stato attuale, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Quante parole sono? 9. In questa pseudo-riforma diventano 439 parole che genera una sorta di supercazzola collettiva. Arrivi alla fine e non ci hai capito niente. Se io avessi scritto una cosa del genere in prima elementare, la mia maestra mi avrebbe preso qui e mi avrebbe detto guarda, scompari, scanzi, perché sei assolutamente un incapace. A una così stiamo dicendo di scrivere la Costituzione. Anzi, noi glielo diciamo, è lei che se lo dice da sola. È allucinante. A proposito di quel referendum dove non venne raggiunto il quorum, io ricordo anche quella cosa che tutti noi in realtà ricordiamo purtroppo benissimo, che fu il tweet celebre di Carbone, quel ciaone. Certo. Ecco, quando una classe dirigente, ribadisco, faccio fatica a definirla così, si permette non solo di dire non andate a votare, ma prende anche in giro chi ci è andato e gode quando non è stato raggiunto il quorum, siamo al delirio. Ma qui, secondo me, è ancora più grave il fatto che lo stia facendo il Partito Democratico, perché tutti noi ci ricordiamo il ventennio berlusconiano, dove se il centrodestra faceva anche solo un decimo di quello che sta facendo il centrosinistra, c'era larga parte dell'informazione de sinistra che scendeva in piazza, ma per parecchio parecchio meno. Ora va tutto bene e anche la minoranza Dem non solo accetta tutto questo, ma adesso, pur di dire tutto sommato vota sì, cosa fa? Propone una sorta di variante che è peggiore dell'Italicum, chiamata Bersanellum, come dire dacci questo contentino, e ci dai una legge elettorale bruttina ma a noi ci fa piacere, a quel punto io ti voto sì. È allucinante. Apritemi il collegamento con Treviso. Andate in una stanzetta. Queste esattamente sono come Berlusconi. Sono ipocrisie inaccettabili. L'economia reale è scomparsa dai radar, Andrea, ma le persone anche in carne ed ossa sono scomparse dai radar di Palazzo Chigi e dei Palazzi Romani. Perché non sono una priorità, la priorità è un'altra. Anzitutto, prima avete evocato più volte sia Maurizio sia i risparmiatori truffati, avete evocato più volte il ruolo di Mattarella. Vi chiedo, ma se Renzi non lo avesse ritenuto pienamente mansueto, credete che lo avrebbe proposto come Presidente della Repubblica? Cioè,
stiamo scoprendo semplicemente l'acqua calda. Siamo passati da un presidente della Repubblica profondamente iperattivo, profondamente decisionista, mai zitto anche negli ultimi giorni, l'Italico non si tocca, adesso si tocca, a uno che se ne sta lì tranquillo, una sfinge e quindi non fa danni. Quando prima chiedevi il ruolo dei cittadini, la giustizia sociale, la priorità di questo governo, di questo presidente del Consiglio, non è il cambiamento della giustizia sociale, è prima la conquista del potere, cosa che ha ottenuto, adesso la conservazione del potere. Qual è la maniera perfetta per conservare il potere? È fare questo combinato disposto pericolosissimo, Italicum, riforma costituzionale, a quel punto l'uomo più potente d'Italia chi diventa? Il presidente del Consiglio che governa tutto. Certo. E io di vivere con un presidente del Consiglio chiamato Matteo Renzi che decide tutto, un minimo di paura devo dire che c'è. Ovviamente quando avranno voglia e i loro uffici stampa saranno disponibili, quindi quando avranno voglia di rispondere alle nostre domande, lo studio è assolutamente aperto. Io lo attendo da anni un confronto con Renzi e la Boschi, continuerò a farlo e vivrò serenamente. A me basterebbe anche Volte Poletti, figurati. Referendum, Renzi dice che bisogna votare sì per rilanciare economia e lavoro, ha ragione, sì, 4%, no, 96%, la gabbia open ha così votato. Bene, noi tra poco riapriremo anche il collegamento con Treviso, ma parleremo di banche con Paolo Barnard e sarà un intervento veramente molto interessante, vi invito a seguirlo. Ringrazio Landini, ringrazio Scanzi, Football martedì sera alle 23:10, mi raccomando. A tra poco con Paolo Barnard.